Se anche voi volete sapere da dove si studia l'arte magica, guardate tutto il video. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video qui sopra il mio canale. Oggi ragazzi, come avete visto da miniature e dal titolo, vi spiegherò come e dove studiare l'arte magica. Prima di incominciare però con il video, voglio innanzitutto ringraziarvi per i 1200 iscritti. Mi raccomando, continuate ad iscrivervi perché dobbiamo raggiungere i 1500. Fatto questo piccolo ringraziamento, volevo farvi notare che ora l'inquadratura è molto più ampia. Penso che tantissimi di voi avranno notato questa cosa, che diciamo tra virgolette ora c'è un grandangolare. Prima ragazzi, l'inquadratura era questa qua, ma ora è questa qui. Mamma, non so neanche io come ho fatto. Semplicemente sono andato sopra le impostazioni, ho messo tra virgolette una sezione che si chiama grandangolo e ora registro più in grande. E questa cosa veramente è una bomba. Mi serviva tantissimo per fare appunto questi video. Cioè di base per fare questi video non cambia niente, però è sempre utile avere un'inquadratura più ampia. Detto questa cosa ragazzi, io direi di incominciare subito con il video. Allora incominciamo con il dire che per studiare la magia ci sono tre modi per studiarla. Il primo è quello di comprare dei libri. Il secondo è quello di prendere dei DVD. Mentre il terzo è comprare o dei corsi oppure vedere dei video sopra YouTube o su TikTok, Instagram. Per la mia esperienza io inizierei a togliere i DVD poiché non ce ne ho neanche uno. Però di base sono la stessa cosa, diciamo, dei video, dei corsi, perché di base l'unica cosa che si differenzia dai video normali è che appunto il video si trova in un disco. Quindi di base è la stessa cosa, l'unica cosa che cambia è appunto questa. Per esperienza personale, per incominciare con la magia, io sono partito da YouTube. Sopra YouTube trovate veramente tantissimi giochi di magia, sia da fare con le carte, con le monete, con le palline, eccetera eccetera. Però se partite proprio dall'inizio, YouTube non è proprio la strada migliore, tra virgolette, perché voi partite che non sapete proprio fare nulla. Facciamo il caso che voi volete legare alla branca della cartomagia, sopra YouTube non troverete le tecniche basilari che vi spiegano proprio da dove incominciare, come impugnare un mazzo di carte, come si inizia a tagliare un semplice miscuglio. Queste cose YouTube, a meno che non vi sbizzarrete a cercare, non le troverete. E qua giustamente intervengono i libri. Io personalmente tengo un paio di libri, ad esempio questi qua. Olè. Poi ne tengo pure un altro che ho prestato a Domenico, che sarebbe praticamente questo qui che vi spiego fra un secondo. Questo libro qua è il corso completo di Mark Wilson. Cos'è questo libro? Questo libro qua, che sarebbe appunto il corso completo di Mark Wilson, l'ho acquistato dopo che io avevo studiato circa 2-3 mesi di magia su YouTube. All'inizio io la magia la studiavo dai video sopra YouTube, poi mi sono reso conto che appunto con YouTube ero abbastanza limitato. Tra virgolette studiavo i giochi di magia ma non c'avevo la base. Quindi ho deciso appunto di prendere un libro che mi insegnasse sia la base della cartomagia ma non solo. Infatti il corso completo di magia per principianti di Mark Wilson vi dà un'infarinatura generale di giochi di magia che si possono fare non solo con le carte, ma appunto con le monete, con i bussolotti, con i foulard, con le corde. Quindi diciamo c'è un'infarinatura generale delle tecniche più basilari racchiuse tutte in un libro. Questo libro, diciamo, io non me lo sono letto tutto, però per incominciare è veramente buono. Io ora l'ho prestato a Domenico perché lui sta alla base. Un'alternativa del Mark Wilson per chi comincia a fare magia sarebbe il corso completo di magia per principianti di Joshua J, che sarebbe questo qua. Io non l'ho avuto, però molti ne parlano bene. A differenza del Mark Wilson è a colori, è più moderno, e poi c'è anche un DVD dove praticamente Joshua J vi fa vedere proprio come lui fa quei giochi. Ah, una cosa che ci tenevo a dire: la differenza di prendere dei libri e vedere i video sopra YouTube o prendere dei corsi è che praticamente voi sopra i libri vi creerete voi un personaggio, mentre sopra i corsi oppure sopra i video su YouTube cosa fanno le persone? Vedono la presentazione di quel mago, vedono le battute che fanno, le frasi che dicono e cercano di copiare uguale, perché vedono che funzionano e quindi copiano tutto. Mentre sopra il libro siete voi a sbizzarrirvi, a creare voi una presentazione che si adatta più al vostro stile. Quindi con il corso di Mark Wilson e di Joshua J avremo le basi per incominciare a fare magia. Successivamente, se volete collegarvi alla branca della cartomagia, un libro che vi posso consigliare assolutamente perché è veramente una bomba e ce l'ho qui con me, sarebbe il Card College, che sarebbe appunto questo qui, prodotto da Roberto Giobbi. Io tengo soltanto il 2, però c'è dall'1 fino al 5 e a partire dall'1 vi spiega le basi della cartomagia fino ad arrivare a giochi veramente potenti e non solo. Infatti c'è una sezione teorica ragazzi dove vi spiega veramente tante robe, come il contenuto da dire, lo scopo nel fare magia, i ruoli, il fenomeno, lo stile, la voce, l'immagine, il linguaggio del corpo, perché fare magia, la propria personalità, si deve creare poi un'atmosfera magica. Veramente vi spiega tante tante robe. E oltre ai giochi di magia e le tecniche, appunto c'è questo
questa sezione teorica che veramente io la leggo spessissimo perché mi aiuta veramente tanto. Un'alternativa al Card College c'è la strada maestra alla cartomagia, che sarebbe un succo, un riassunto del Card College, perché per incominciare a fare cartomagia è veramente buono. Un altro libro che parla di cartomagia è l'Expert Card Technique. Su questo libro ci sono veramente tantissimi principi. Se cercate una tecnica per controllare una carta, per fare qualunque cosa, sopra quel libro sicuramente lo troverete. Un altro libro molto bello è Magia delle carte di Carlo Rossetti. Questo libro è abbastanza antico, è scritto in un italiano abbastanza incapibile, però ci sono veramente tanti giochi veramente molto carini. È un libro, ragazzi, che assolutamente vi posso consigliare e che io a breve sicuramente lo prenderò. È di Juan Tamaritz e si chiama La Via Magica di Tamaritz, appunto. Non vi voglio dire assolutamente nulla perché ve ne parlerò quando lo comprerò. Detto questo, ragazzi, vi ho sparlato un attimo dei libri, ora passiamo appunto ai video, ai corsi, eccetera eccetera, perché appunto di DVD io non ce n'ho e quindi è meglio che non ve ne parlo. Quindi, ragazzi, ricollegandoci all'inizio del video, io la magia l'ho iniziata a studiare appunto sopra YouTube, guardando i video di Jack Nobile, di Domenicus, di Alex Magic, eccetera eccetera. Lì vedevo i giochi di magia, come si facevano, però non ci avevo la base. E mi raccomando, un consiglio che vi posso dare: se cominciate a fare magia, incominciate, come in tutte le cose, appunto dalla base. Quindi nel mio caso la base era proprio come impugnare un mazzo di carte. Se prendete, per esempio, non lo so, il Card College 1 oppure il corso completo di principianti di Mark Wilson, là vi spiegano le basi della cartomagia e poi potete affiancarvi vicino dei video sopra YouTube che là vi spiegheranno dei giochi oppure delle tecniche veramente carine. Però mi raccomando, incominciate sempre dalla base, quindi appunto prendendo un libro. Oppure, per chi non è un amante della lettura come me, no ragazzi, sto scherzando, mi raccomando, leggete, che è importantissimo. Quando leggete, la mente vostra si apre. Stavo dicendo, per chi non è amante della lettura e vuole una strada alternativa per YouTube, perché ve l'ho detto, non ve la consiglio, i video sopra TikTok oppure sopra Instagram sono video veloci, non vi spiegano nel dettaglio la magia, vi spiegano solamente la tecnica, vi svelano il trucco, ma non vi insegnano come trasmettere veramente la magia. E la cosa più importante è questa, non sapere la tecnica. Quindi una valida alternativa a YouTube, anzi una validissima alternativa per YouTube, sono appunto i corsi, che sono ovviamente a pagamento per la maggior parte, perché se non sono a pagamento fanno schifo. E il miglior corso, a parer mio, anzi l'unico corso di cui ho fatto parte e faccio tuttora parte, è di un mago grandissimo qua in Italia, ovvero, aspetta che te lo prendo, eccolo, l'amico nostro Jack Nobile. Jack Nobile penso che lo conoscete tutti quanti. Vabbè, se non lo conoscete, state uccisi. Vabbè, sto scherzando. Se non lo conoscete, ragazzi, Jack Nobile è un mago che ha creato un corso di magia, il principale corso di magia, anzi la scuola di magia ora è diventata, dove praticamente vi spiega tutto, c'è un glossario sulla magia dove vi inizia a spiegare proprio le basi della magia, ma proprio le basi, come appunto si impugna un mazzo di carte, come si fa un tie, come si tiene un break, come si fa un'americana, a partire non solo dalle carte ma delle monete, delle palline, dei buzzolotti, dei giochi per bambini, cioè veramente di tutto, a partire dalle basi fino alle tecniche più avanzate con il cardistry. Addirittura c'è Pico, penso che conoscete, che è un cardister che fa paura. E ci sono dei giochi di magia che vanno appunto dalle basi fino ai giochi di magia più complessi. Poi innanzitutto ci sono interviste ai più grandi maghi della storia, come per esempio, non lo so, Dani da Ortiz, Mario Lopez, Diego Allegri, Gianfranco Preverini. Veramente, ragazzi, c'è di tutto. E per soli 10 euro al mese, non per sponsorizzarlo, sì, per sponsorizzarlo, Jack, facciamo una collaborazione, ti prego. Vabbè, tralasciando questo, per soli 10 euro al mese avrete veramente più di 300 lezioni che vi spiegheranno proprio come studiare la magia. E io, grazie a questo corso, sono veramente svoltato. Quindi, ragazzi, detto questo, io vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, lasciare un bel pollicione all'insù se il video vi è piaciuto, commentare, condividere con tutte le persone che conoscete. E mi raccomando, ragazzi, entrate nel canale Telegram. E ancora più importante, mi raccomando, qua sotto vi lascio un canale TikTok, tutti quanti andatelo a seguire, perché nel prossimo video chi ovviamente si iscrive al canale, lascia like e commenterà veramente tante tante volte, e ovviamente se andrà a iscrivere anche sopra il canale TikTok, vincerà o un mazzo di Bicycle Blu o un mazzo di Bicycle rosse, ovviamente scelte dal vincitore, che annuncerò sopra il canale Telegram. Quindi mi raccomando, entrate anche sopra il canale Telegram per sapere chi ha vinto. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Da Sorre è tutto, bella.